Questi dannati orsi mi stanno facendo impazzire. Questo deve essere il luogo peggiore dove gestire una sigheria a Skyrim. Come posso combinare qualcosa con tutti gli orsi che ci sono in giro? La mia attività sta andando in malora. I miei apprendisti non mi ascoltano e adesso girano queste voci sui draghi. Se non avessi investito fino all'ultima moneta d'oro nella mia segheria, me ne sarei andata da Ivarstead molto tempo fa. Stai scherzando? Quei dannati animali mi manderanno in fallimento. Ho una proposta da farti. Portami 10 loro pelli, prendendole dove credi a Skyrim, e sarò lieta di pagarti per aver assottigliato il loro numero. Hai mai visto cosa fa un orso agli alberi? Ci salta sopra e li graffia fino a ridurli in trucioli. Per marcare il territorio o qualcosa del genere. Ormai siamo quasi al punto che devo vagare per Skyrim in cerca di qualche albero sano che sia abbastanza grande. Il che mi costa molto denaro e molto tempo. I Barbagrigia si tengono alla larga da me e io da loro. E siamo tutti contenti. Va a dare una lezione a quegli stupidi orsi. Certamente. È tua per un giorno. Vieni, ti mostro la tua stanza. Da questa parte. Fammi sapere se hai bisogno d'altro. Credo che dovresti continuare con le tue esibizioni. Perché mai? Non sono molto brava. E poi le persone sono sempre le stesse tutte le sere. Suoni benissimo. Sarebbe un peccato che smettessi. Va bene, Willem. Immagino sia il minimo che possa fare per te. Potrebbe significare il ritorno del sangue di drago. Chi fra noi sarebbe degno di un tale onore e potere? Se hai intenzione di sistemarti e avere dei figli, ti consiglio di rifletterci bene. Mia figlia mi sta facendo impazzire. Dunque ti prego di scusarmi se sono un po' nervoso. Lascia la città più in fretta che puoi. Non c'è niente per nessuno qui. Pellegrino o no, se fossi in te me ne andrei subito da questa città. Devi essere uno dei pellegrini diretti a Hrothgar Alto. Non esiste altro motivo per passare di qui. Un lavoro onesto frutta denaro onesto. Un lavoro onesto frutta denaro onesto. Vivere sotto il loro monastero è terribile. A volte sento strani rumori da là sopra. Come se tuonasse, ma senza la pioggia. Come mai, me lo chiedi? Ma certo, vai via, come fanno tutti.
Fastred, volevo parlare. Che c'è adesso? Wilhelm ha già visto parlare con uno dei pellegrini sui 7000 gradi. Ha già detto che non voglio più vada nessuno. So cosa hai detto, ma volevo solo parlargli un attimo. Beh, non voglio che tu lo faccia mai più, punto e basta. Sei un viandante. Devi avere così tante cose da raccontare sul mondo che si trova fuori da questa tediosa città. Hai qualcosa di interessante da raccontarmi? I Barbagrigia sono davvero strani. Ho sentito che trascorrono l'intera vita senza pronunciare nemmeno una parola. Riesci a immaginarlo? Vorrei poter venire con te. Ecco un uomo che sono contenta di vedere. Se hai intenzione di sistemarti e avere dei figli, ti consiglio di rifletterci bene. Sì, con un aiuto più sostanzioso. Ti aiuto, faccio i lavori di casa. Cos'altro vuoi che faccia? So che tu guardi oltre questa città. Fino a quando sei sotto il nostro tetto, ho bisogno di sentirmi. Sì. Limmec, stai per salire di nuovo i 7000 scalini? Non oggi. Non me la sento di affrontare l'arrampicata a Rothgaral. Via non è sicura. I Barbagrigia non stanno aspettando delle provviste? Sinceramente non so. Non ho ancora il permesso di accedere. Magari. Mi piacerebbe fare le mie consegne più spesso, ma la strada sta diventando pericolosa. Stai andando a Rothgar Alto? Dovrei andarci anch'io per una consegna. Soprattutto provviste di cibo, come pesce essiccato e carni salate. Merci che si mantengono fresche a lungo. I Barbagrigia tendono a uscire di rado, se capisci cosa voglio dire. Beh, abbiamo fatto una specie di accordo. Non mi sembrava corretto farli pagare per un po' di cibo conservato. Purtroppo le mie gambe non sono più quelle di una volta. E risalire i 7000 gradini è una bella fatica. Davvero? Sarebbe gentile da parte tua. Tieni, prendi questa borsa piena di provviste e mettila nella cesta delle offerte in cima ai gradini. Non devi fare altro. Beh, potresti imbatterti in qualche branco di lupi o in qualche esemplare isolato, ma non dovrebbero rappresentare un problema per un tipo come te. A parte questo, fa attenzione a dove metti i piedi. In queste giornate fredde, gli scalini possono rivelarsi insidiosi. Sono stato diverse volte al monastero, ma non ho mai visto nessuno dei Barbagrigia. Non che ci tenga a farlo. Essendo maestri del Tuhum, possono ucciderti pronunciando una sola parola. Non sto dicendo che abbiano intenzione di farlo, sembrano gente pacifica, anche se eviterei di provocarli. Fa attenzione lassù. Mi piacerebbe fare le mie consegne più spesso, ma la strada sta diventando pericolosa. Settemila gradini. La prossima volta farebbero meglio a costruire più vicino. Per gli dèi, è la verità. Un drago ha attaccato White. Come possono dei semplici uomini abbattere una bestia simile? Quegli orsi stanno facendo arrabbiare Damigella Temba. Spero tu possa fare qualcosa. Ela, cosa posso fare per te in questa splendida giornata? Mio padre mi ha insegnato una lezione importante parecchi anni fa. Mi disse: Gwilin, là fuori c'è un mondo che ti aspetta. Vai e insegui i tuoi sogni. Così ho seguito il suo consiglio, ed eccomi qui. Questa vita potrebbe sembrarti vuota, ma io sono felice, ed è quello che conta.
Ho sempre trovato strana la presenza di una fitta coltre di nubi che ricopre la cima della montagna sopra il monastero. Non so esattamente cosa ci sia lassù, ma scommetto che i Barbagrigia hanno la risposta. Ti auguro una magnifica giornata. Problemi?